Un saluto a tutti e a tutte coloro che partecipano, in particolare ai giovani. Un ringraziamento non formale al professore Sommer e al professor Baldassarri per la possibilità di partecipare a un'occasione che io ritengo veramente straordinaria, almeno per me, infelice e feconda controtendenza contro la narrazione dominante. Un testo sacro, si diceva, un testo sacro per sua natura, anima dei riti, che sono mondanizzazione della verità alla platea dei fedeli, è progressiva e anche cangiante ermeneutica. E naturalmente in un rito ci sono i sacerdoti, siano essi vescovi o sciamani. Vi propongo quindi di partire da uno di questi riti e dal suo sacerdote. Siamo ovviamente a Ventotene, è il 21 maggio 2006, si ricorda il ventennale della scomparsa di Altiero Spinelli. Giorgio Napolitano, eletto da pochissimi giorni Presidente della Repubblica per la prima volta, sceglie questa occasione per il suo discorso esterno, il suo primo discorso all'esterno. È un discorso da, diciamo, guardare con grande attenzione, un discorso breve ma estremamente denso che secondo me fissa alcuni punti rilevanti per il nostro tema. Il manifesto, farò molte, diciamo, molto di quello che dico in questa parte è proprio, diciamo, virgolettato, è una citazione testuale. Il manifesto di Ventotene viene visto come la prova maggiore di creatività dell'antifascismo militante. Le idee di Spinelli sono indicate come alle giovani generazioni come il lascito più ricco per formarsi, la Costituzione repubblicana invece non viene neppure nominata, e poi vi è il punto centrale. La contrapposizione concettuale tra la vitale, appunto termine, citazione testuale, concorrenza tra le imprese, quindi vitale concorrenza fra le imprese, e invece pericolosa competizione fra le nazioni. Questa è, come dire, la coppia concettuale che viene opposta. Io credo che in questo discorso vediamo messi in rilievo, alcuni, non tutti, certo, dei nuclei forti di quello che possiamo chiamare, riprendendo termine assolutamente noto, concetto, figura assolutamente nota, l'invenzione della tradizione di Ventotene. Abbiamo Luca, abbiamo perso gli ultimi 60 secondi, ti sei congelato. Ah, ok. Allora, adesso mi sentite bene? Sì. Adesso mi Adesso sì. sentite? Mi sentite adesso? Allora, dicevo che Hobsbawm, nell'introduzione al libro, appunto, molto fortunato, che parla di invenzione della tradizione, parla appunto di a volte di tradizioni addirittura inventate di Sarapiano. Ora, perché questo è un primo anche tentativo non richiesto ma doveroso di giustificazione della mia comunicazione, del mio intervento, guardare tutto ciò dal punto di vista dei rapporti che ebbe Spinelli con i comunisti. La domanda ha due, diciamo, risposte, per sincerità due. La prima, che è appunto quella, diciamo, che attiene a un elemento di sincerità, attiene al vissuto di chi parla, nel senso che chi parla, per ragioni appunto sue biografiche, di esperienza politica, è molto interessato alle ragioni dell'evoluzione e della dissoluzione dell'esperienza comunista italiana. E nell'europeismo pensa che vi sia una delle piste di questo esito. La seconda, che forse è di più largo interesse, è che cioè, è connessa a un tema di più largo interesse che ha a che fare con quello che il professore Somma chiamava l'attacco al costituzionalismo antifascista e anche, oltre a questo, direttamente allo spirito e alla lettera della Costituzione italiana. Connessione per due ragioni. Perché l'attacco alla tradizione comunista colpisce, mina alle sue fondamenta una delle tradizioni che avevano maggior interesse, probabilmente maggiore propensione alla difesa di quell'impianto. E poi, fatto non trascurabile, che riguarda soprattutto la fine di questo secolo, quell'attacco in misura non trascurabile
viene direttamente da ceti politici e intellettuali provenienti dal filo del PC e della sinistra, e quindi c'è, come dire, un interesse a capire attraverso quali percorsi culturali, politici, ideali, tutto ciò, mitologici anche se vogliamo, tutto ciò sia venuto a determinarsi. Ciò richiede, secondo me, andare a riprendere, ripercorrere, diciamo, ricomporre un susseguirsi di silenzi, rimozioni, mistificazioni, invenzioni, ma anche alla fine rivelazioni di verità. Cioè, ad esempio, il carattere costitutivamente liberale di un'opera che abbiamo visto in questi giorni, in questo seminario, ampiamente motivato. E richiede anche la decostruzione di un mito duplice, Altiero Spinelli come fondatore dell'Europa e Altiero Spinelli riferimento della sinistra. Mito, diciamo, secondo me ampiamente un mito in entrambi i casi. Ora, un'operazione egemonica, soprattutto un'operazione egemonica di successo, come questa, secondo me, è tale perché è accolta non solo da chi ha un evidente interesse ad accoglierla, ma anche da chi non lo avrebbe. Se infatti da parte napoletana non possiamo dubitare della lucidità della scelta di farsi interprete di Spinelli, di costruire un mito già stato ricordato, assai più difficile è capire come sia stato possibile concepire uno strano libro, la storia di Vendotene è piena di strani libri, come quello, come l'ebook edito dal gruppo della sinistra al Parlamento europeo del 2017, se non vado errato, che si intitola, in modo abbastanza incredibile, almeno per come la penso io, Riprendiamoci il manifesto di Vendotene. Perché coloro che non negli anni 50, ma adesso hanno una visione critica rispetto al processo di unificazione e più in generale rispetto alle tendenze dominanti del capitalismo, sentono il desiderio, sentono la necessità di scrivere un libro che si chiama il Riprendiamoci il manifesto di Vendotene, addirittura coinvolgendo una fondazione intitolata Rosa Luxemburg. Ascoltavo la relazione del professore Somma, che appunto citava Rosa Luxemburg, che mi è venuto, come dire, in modo un po' dire, in mente questa cosa. Perché il mito è diventato senso comune? Perché l'operazione, la risposta è perché il mito è diventato senso comune? Perché l'operazione egemonica ha avuto un risultato. Se questa è un po' la motivazione, adesso entriamo un po' nel tema. Parliamo di Spinelli e i comunisti e torniamo a Vendotene. Quando Altiero Spinelli arriva al confino di Vendotene, la rottura con il partito per il quale è stato incarcerato si è già consumata e direi digerita da entrambe le parti, senza troppa angoscia. Consumata, come è noto, non torno su fatti ampiamente noti, formalmente a Ponza, sostanzialmente ancora prima nella permanenza del carcere. Stupisce noi che parliamo molto di Spinelli. Stupisce noi che leggiamo molto di Spinelli sui giornali, invece, come di questa vicenda di Spinelli e invece delle sue idee ancora di più, non si parli praticamente, diciamo, se non in modo assai, assai marginale, estremamente marginale. Scorrendo le migliaia di pagine di libri di Secchia, Longo, Camilla Ravera, Terracini, Amendola, il nome di Spinelli ricorre una decina di volte, ancora meno ricorrono accenni alla scelta federalista che matura a Vendotene. Su cosa avviene questa rottura? Questa rottura che abbiamo visto avviene prima di Vendotene. Io credo che su questo bisogna dare una, come dire, valutazione abbastanza secca, che è utile poi alla discussione successiva. La rottura avviene sui fondamenti. Cioè, se la critica alla politica di Stalin ha sicuramente un ruolo, è ancora prima al marxismo che viene svolto un attacco. La rottura è quindi di tipo radicale, politico, ideologico, sui fondamenti. È lo stesso Spinelli a dircelo. Spinelli scrive, come è noto, un quaderno per replicare le accuse del partito. Al primo punto non vi sono i processi di Mosca, come a volte è stato detto, vi è la politica economica, al secondo punto vi è il rapporto fra politica ed economia. Quindi siamo appunto sui fondamenti.
E questo secondo me è molto connesso sulle cose che abbiamo sentito dire in questo seminario. Come voi sapete, nel 2014 Alberto Negrin gira un film su Spinelli, Un mondo nuovo, che è parte, forse non piccola, della vulgata spinelliana, e mette in scena a Vendotene una specie di riedizione dei processi di Mosca con Secchia nel ruolo di Viscinski. Allora, questa è una riedizione assolutamente, come dire, una scena assolutamente senza fondamento storico. A Vendotene, come sappiamo, non accade proprio nulla. A Ponza, se proprio dobbiamo entrare nel dettaglio, che è di poco interesse, ma questo è simpatico, a dimostrazione di come si costruiscono gli stereotipi, è proprio Secchia a provare un dialogo mentre è Amendola il più duro e il più convinto difensore della politica di Stato. Ma comunque, la sostanza, diciamo, non è questa, e lasciamo la Spinelli la sostanza, che descrive questi confronti di Ponza, questi ultimi confronti, diciamo, diretti con i suoi compagni, con queste parole: ascoltavano le mie meditazioni e divagazioni con cortese indifferenza, come si fa con i discorsi di un matto. E questa, come dire, l'elemento proprio di estraneità più che di contrapposizione. E a Vendotene questo fu. Ci fu un reciproco e assoluto ignorarsi di due mondi, come dire, anche di costituzione assai diversa, perché abbiamo da un lato centinaia di comunisti, da cui una grande parte del gruppo dirigente fondamentale, presente e futuro del partito, e quello di Spinelli, che diciamo prima è solo e poi, come dire, raccoglie una piccola pattuglia di federalisti. Ma questi due mondi fondamentalmente non si dissero nulla, non avevano nulla da dirsi. Più significativo, io credo, a conferma di quello che abbiamo detto prima, è solamente la rottura che il manifesto di Vendotene provocò fra Spinelli e altri militanti che avevano rotto precedentemente, in particolare sulla politica di Stalin, con il PC e la Terza Internazionale, tra cui il noto intellettuale albanese Lazar Fundi, a dimostrazione che si trattava di un problema di cultura politica profonda e non solo di rottura di linea politica. Del resto, come è noto, la rottura fu netta anche con i socialisti e persino, e ancor più forse, con il gruppo di Giustizia e Libertà. Ora veniamo a qualcosa su cui è stato detto. Sono state dette le cose nella precedente relazione. Questo clima attorno al manifesto di Vendotene anticipa un fatto che secondo me è difficilmente contestabile: l'assoluta marginalità della proposta federalista negli anni della Resistenza. Anzi, possiamo dire che la connessione federalismo-lotta antifascista, lotta antifascista soprattutto lotta della Resistenza, così come la connessione federalismo-costituzione sono così tenui da risultare, diciamo, connessioni inesistenti. Dicevamo di libri strani che punteggiano questa storia. Più strano di tutti, secondo me, è questo, non so se riusciamo a farlo inquadrare, è Altiero Spinelli, Il federalismo europeo e la Resistenza, un libro del Molino, ovviamente, poi diremo qualcosa anche da questo punto di vista. Pagina 71. Questo libro ha uno dei suoi capitoli, Michelangelo Lombardo, Federalismo e Unità Europea nelle carte del CLNI, cioè Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, organo dirigente della Resistenza. Con grande onestà, l'autore dice: devo subito dire che mi sono più volte chiesto se il tema scelto per questo saggio non fosse in realtà una sorta di araba fenice. Però nelle carte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, massimo organo di direzione politica del movimento resistenziale, le tematiche federaliste sembrano trovare riferimenti e dei scarsi. Poi continua, diciamo, per molte altre pagine, ma parlando fondamentalmente dell'autonomismo valdostano, che con tutto il rispetto e le connessioni, però sicuramente non è centrale nel nostro discorso, e così gli altri saggi di cui è composto il libro. Anzi, forse il saggio più interessante finisce per essere quello sui contatti in Svizzera di Spinelli con lo spionaggio statunitense, capeggiato a Berna da uno degli uomini più torbidi del XX secolo, Allen Dulles.
Ora, il punto, al di là di questo, il punto è che secondo me è difficile non mettere in relazione questa assenza pressoché assoluta nel Movimento di Liberazione Nazionale, la tematica federalista, con le affermazioni del manifesto stesso. Perché laddove la resistenza diventava il punto di congiunzione di questione nazionale, questione democratica e questione sociale, già nel 41 Spinelli e Rossi, diciamo, su questo si pronunciavano nettamente, diciamo, su un altro terreno. Vi è qui un altro punto da sottolineare che riguarda il nostro tema specifico, cioè i rapporti fra Spinelli e il PC. Gran parte degli storici, anche molti di provenienza comunista, hanno derubricato l'atteggiamento del PC verso l'europeismo come paragrafo secondario di un capitolo molto più importante e molto più frequentato dagli storici, quello del legame di ferro con l'URSS. Ora, che la collocazione internazionale ideologica abbia un peso forte, non vi è dubbio, ma non meno inconciliabile è la scelta federalista proprio con quella che viene considerata la parte più innovativa della politica del PC di Togliatti nella Resistenza, con la svolta di Salerno e poi successivamente. Una politica i cui capisaldi sono una rifondazione democratica dello Stato, ben oltre le basi prefasciste, e dentro di questo e come condizione di questo la conquista di un ruolo nazionale della classe operaia. La Costituzione rappresenta il risultato considerato assai avanzato, che continuerà questo, diciamo, per molti anni ad essere in tal modo considerato, di questa politica, a maggior ragione una stagione internazionale che comincia a essere poi profondamente diversa già durante i lavori della Costituente. Sulla Costituente, questo sarebbe un tema, voglio prendere molto tempo, ma un tema assai interessante, me la voglio cavare con una citazione, anche qui. In una intervista del 1981, che mi sembra che sia stata già citata da Visone, Sonia Schmidt chiede a Spinelli notizie rispetto all'azione federalista nell'Assemblea Costituente. La risposta testuale è, secondo me, straordinaria. Non ho seguito i lavori della Costituente e non so darle le notizie che lei mi richiede. Infine, per chiudere il ragionamento su questa fase, c'è una notazione che secondo me non è irrilevante. È lo stesso Spinelli, già a conclusione del confino, già a ritorno al confino, nella famosa riunione che dà vita al Movimento Federalista Europeo a Milano, che in qualche modo mette da parte il manifesto come strumento politico. Infatti, come il testo base per la fondazione del Movimento Federalista Europeo, come testo base vengono scelte le cosiddette tesi federaliste, sempre scritte da Spinelli. E quando Colorni, come è stato ricordato, stampa il manifesto, non lo stampa da solo, ma lo accompagna con altri documenti e in particolare con il significativo politica marxista e politica federalista. Questo cono d'ombra, si parlava appunto delle modalità con cui si è sviluppato il mito, questo cono d'ombra in cui finisce presto il manifesto, paradossalmente secondo me è una delle circostanze che ne ha favorito il mito. Esso viene relegato presto, prestissimo, in una dimensione evocativa, sottratto alle ferite e alle verifiche dell'arena politica, e ciò in qualche modo lo preserva e lo rende adatto molti anni dopo ad assurgere a testo sacro. Dopo il 1945, come noi sappiamo, l'azione federalista di Spinelli si sospende per qualche anno e riprende su basi nuove. Sono basi americane, una volta dice americane con la K. È interessante notare che Ugo La Malfa, già negli anni precedenti, già negli anni della guerra, aveva criticato il manifesto del 1941 perché non coglieva appieno il ruolo futuro degli USA nel destino dell'Europa, guardando in qualche modo il mondo come dire, avendo ancora molto presente il ruolo dell'Inghilterra. Tra l'altro, le cose che ci ha detto il professor Baldassarri ci spiegano anche bene, come dire, le ragioni culturali di questo. E comunque, sicuramente la storia nel 1941, la storia degli anni successivi, certo non era prevedibile in tutte le sue fasi. Si apre la fase della CED, sono gli anni dell'adesione al centrismo de Gasperiano, anche questo adesione mediata da Einaudi, è stato già ampiamente autorevolmente ricordato il ruolo di Einaudi anche nella
costruzione del manifesto sono gli anni della più dura contrapposizione con il PC e con il PSI. È una fase a cui Spinelli rimane fedele fino all'estremo, fino anche a questa, quando questa fase si sta visibilmente consumando. Mi sembra abbastanza clamorosa e non a caso rivendicata la nettezza con cui Spinelli appoggia la legge Toffa, che ovviamente comportamento politico, collocazione politica profondamente diversa, non solo dai comunisti e socialisti ovviamente, ma ad esempio anche quella di una figura come Piero Calamandrei, che fu protagonista invece della battaglia contro la legge Toffa. Calamandrei, come sappiamo, con Spinelli aveva avuto anche delle sintonie. Con questa fase si chiude, con il voto, sappiamo, il voto del Parlamento francese, eccetera, sulla scena, si chiude una fase della vita, dell'impegno di Spinelli. Essa lascia però in Spinelli, secondo me, in eredità un elemento che non sarà mai più dimenticato, ed è una scelta atlantica radicale e di fondo. Poi in conclusione dirò anche qualcosa che riguarda gli ultimissimi anni. Si apre poi una fase che secondo me è quella anche un po' più meno importante di mobilitazione popolare, è stato ricordato il congresso europeo. Secondo me più interessante la fase che si apre alla fine degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, che paradossalmente è forse la fase meno studiata, la fase diciamo di tutti gli anni 60. Perché Spinelli stesso nella sua autobiografia lo considera un decennio solo di riflessione, invece forse è non solo una fase in cui una delle caratteristiche dell'azione di Spinelli si esplica forse in modo più puro, diciamo, cioè quest'idea di influenzare le classi, di influenzare e formare classi dirigenti, elite politiche, professionali. Ma è anche, secondo me, una fase che ci fa capire poi tutta l'ultima parte della vita di Spinelli e anche l'incontro di nuovo che avviene con la sinistra. È la fase che è segnata da due grandi operazioni culturali che poi forse sono l'eredità materiale più salda di Spinelli, nel senso che ancora tuttora sono due strutture importanti, strutture culturali, strutture di orientamento che esistono e che Spinelli ha contribuito in modo forte a costruire. Cioè non ha avuto un ruolo, diciamo, secondario, anzi ha avuto un ruolo fondamentale. E sono l'Istituto Affari Internazionali e soprattutto, io direi, il Mulino. Sulle vicende entrambe, di entrambi, in particolare tutta la vicenda dei finanziatori, dello IAI, ma anche sulle vicende del Mulino, io rimando alla biografia di Graglia, che su questo è molto preciso, parla appunto degli interventi della Ford, della Fiat, del Montecatini, insomma c'è, come dire, un'attivazione attorno soprattutto all'Istituto degli Affari Internazionali, ma e poi in misura diversa anche attorno al Mulino, diciamo, assai significativo. Diciamo. E appunto lì cosa c'è? Ci sono due cose fondamentalmente. Uno, questa cosa che già c'è in nuce nel manifesto, questa idea della politica come politica non di massa, ma politica rivolta a formare elite, a formare e influenzare elite. Faccio una puntata nella strettissima attualità. Ho letto con grandissimo piacere, grandissimo giovamento, un articolo, un intervento del professore Somma su Micromega rispetto al PNRR. Ho parlato tantissime cose. E mi sono chiesto però, poi ripensando a questo intervento, in particolare a questa parte dell'intervento, quante
di quelle cose, che appunto individuo integralmente tutto quello che c'è scritto. Il professore Somma criticava, sono nate o hanno trovato strumenti, o hanno trovato elementi di consolidamento nella casa editrice della rivista Il Mulino. Forse tante, no? Oppure quando in una fase appunto di passaggio anche, no? Della storia del mulino c'è un confronto tra i vecchi finanziatori e un giovanissimo Andreatta. Come non pensare poi a quello che succede dopo alla Banca d'Italia? Come non pensare alle grandi scelte o alle privatizzazioni? Come non pensare alle grandi scelte che noi dobbiamo, come dire, imparare a prendere, a essere capaci sempre in qualche modo di collegare la lunga durata dei processi, soprattutto quando questi processi parlano di maturazione, di scelte di classi dirigenti. Quindi questo secondo me è un aspetto. Ripeto, non entro anche per ragioni di tempo nelle dinamiche sarebbero interessanti. Invito però, come dire, a tenere presente questa cosa. Più E c'è anche sempre in questa fase, non a caso, Mulino, Bologna, quindi insomma questo qualcosa significa, ma ci sono anche passi in cui questa cosa è più anche resa esplicita, c'è anche una scelta che matura in questi ambiti di intervenire in maniera egemonica nelle trasformazioni. Ovviamente hanno dinamiche proprie della sinistra, prima nel Partito Socialista e poi nel Partito Comunista Italiano. I passaggi sono noti, anche qua non sto a impegnare tempo a prendere, come dire, a ricordare passaggi che sono noti a chi sicuramente più di me conosce questi avvenimenti, quindi prima la collaborazione con Nenni, poi la designazione come commissario europeo in quota all'Ecosocialista, poi il rapporto col PC e l'ingresso al Parlamento europeo. Per ciascuno di questi, diciamo, passaggi si potrebbero dire molte cose, però appunto non voglio occupare molto tempo. Vorrei solo indicare, andando verso la conclusione, due punti dello Spinelli, due punti e un episodio dello Spinelli, già parlamentare comunista, di fortissimo dissenso, di rottura col partito, quindi anche col partito molto diverso degli anni 70 e 80, anche il PC molto diverso negli anni 70 e 80, e che però danno il senso della continuità. E il senso della continuità sono due fatti, diciamo, due elementi di dibattito politico assolutamente noti: uno è lo SME e l'altro è la questione degli euromissili. E poi simbolicamente che cosa rappresentano? I due punti che non si possono toccare dell'europeismo, cioè da un lato l'atlantismo e dall'altro il liberismo. Su questo appunto io rimando alle cose, ma non solo alle cose, alle analisi, ma anche ai documenti che ha prodotto l'IMES più volte. Tra l'altro c'è una bellissima, bellissimi verbali di un incontro fra Truman e i ministri degli esteri dell'Occidente, in cui, come dire, la caratterizzazione americana costitutiva dell'Europa, del processo di unificazione, di unità, di integrazione europea, viene fondamentalmente. Io poi mi sono divertito nel mio libro a citare questo famoso premio Carlo Magno, no? Che viene assegnato da Aquisgrana ogni anno, che è un premio per chi si batte per l'unità europea. Credo che il 40% siano americani, di quelli che ricevono annualmente questo premio. Infine, l'episodio finale, proprio pochi mesi prima della morte di Altiero Spinelli, con la reprimenda che Altiero Spinelli fa al povero Pietro Folera, allora segretario della Federazione Giovanile Comunista, che gli ha scritto una lettera contestando la sua
al suo appoggio al bombardamento che gli americani hanno fatto sulla residenza di Gheddafi, dove morì anche una delle sue figlie adottive, e lui, Spinelli, diciamo, anziano, malato, ma non domo, come dire, invita a lasciare perdere, questo, anche questo testuale, cianfrusaglie pacifiste. Il mito di Spinelli però nasce largamente dopo la sua morte. Dopo la sua morte, ma non tanto per ragioni che attengono alla sua biografia, ma quando per ragioni che attengono a quello che avviene in quegli anni. Come sappiamo tutti, Spinelli muore nell'86, sono gli anni che poi di lì a poco tempo portano all'89, quello che succede nell'89 e poi alla trasformazione del Partito Comunista. È lì che secondo me si inserisce, come dire, un elemento non fra i secondari, diciamo, della costruzione di quel mito. Perché sostanzialmente qua la situazione sarebbe, diciamo, le cose da dire sarebbero molte, non voglio prendere troppo tempo anche rispetto all'articolazione interna del dibattito del Partito Comunista Italiano, perché c'era sicuramente una parte del Partito Comunista Italiano che soprattutto fa questa scelta e che la accentua poi nella fase della trasformazione, la parte così che una volta si chiamava, che si chiamava migliorista. Andando più, come dire, all'ingrosso e andando più, diciamo, alle questioni essenziali, perché, come dire, questo mito viene giocato, diciamo, nell'ambito della ristrutturazione della sinistra. Perché in qualche modo ci sono tutta una serie di cose. Tra l'altro, alcune cose che ha detto Visone mi convincono in generale sul mito. Più specificamente, la vita di Spinelli, e lui in un passaggio. Sarebbe troppo lungo citare, ma abbastanza esplicito lo dice. In qualche modo, come viene interpretata? Viene interpretata, secondo un modulo che non è nuovissimo, come la vita di un uomo che, diciamo, in qualche modo anticipa lo svolgimento di una collettività. E quindi la scoperta della cultura europeista e liberale, e potremmo, come dire, utilizzare forse questi due termini in modo un po', come dire, estremizzato ma non eccessivo come sinonimi, la scoperta, il percorso di apprendimento individuale di un uomo anticipa e guida quello di una collettività. Fondamentalmente questo è quello che viene detto. Ci sono tantissimi come dire, testi che possono essere chiamati, come dire, a rafforzare questa opinione, in particolare ovviamente di Napolitano. Cito solamente due cose, che una è, viene direttamente dall'autobiografia di Napolitano, non a caso dal PC al socialismo europeo, come sappiamo, e in cui Napolitano dice, diciamo testualmente, l'approdo del PC all'europeismo costituì di fatto la più radicale rottura col suo bagaglio ideologico originale. E, diciamo, lo stesso Napolitano, in quest'altro libro, diciamo, che è un libro, secondo me, in qualche modo centrale nella ricostruzione in una ricostruzione in qualche modo egemonica dei rapporti fra Spinelli e il PC, che è questo libro di Mauro Maggiorani e Paolo Ferrari, in cui ci sono molte anche testimonianze. L'Europa ha dato gli atti a Berlinguer, non a caso intitolato. Napolitano parla di pedagogia federalista. Ritorniamo quindi a dove siamo partiti. Il discorso che poi lui fa nel 2006, qui lo dice molto prima, Spinelli si deve, come dire, considerare il pedagogo federalista della sinistra, pedagogo federalista, ma anche qua pedagogo, diciamo, nell'approdo liberale, diciamo, nella rottura non solo con il movimento comunista, ma anche, diciamo, con il socialismo. E qui, come dire, c'è anche, come dire, una
riempire un vuoto, riempire un vuoto, la dico così molto brutalmente. Le collettività tutte, anche quelle più transeunte, hanno bisogno di avere una storia, no? Qual è la storia della sinistra italiana per chi ha fatto un percorso di un determinato tipo, che poi finisce con la rottura del costituzionalismo antifascista? Non può essere il PC, come dire, accampamento cosacco. Il PSI in qualche modo era, diciamo, anch'esso subalterno all'Unione Sovietica per una fase, e poi, come sappiamo, la storia del PSI in Italia è complicata. Ci vuole qualcosa che riempia questo vuoto. Spinelli, in qualche modo, in quest'idea, riempie un po' questo vuoto. E così possiamo dire, chiudo, non so se ho preso troppo tempo. Ci sarebbe un'altra cosa da lanciare, ma magari lo faremo in un'altra occasione, il rapporto con l'idea tra europeismo e l'idea di totalitarismo, che, come dire, anche rispetto a alcune cose che ha votato il Parlamento europeo negli ultimi periodi, è un tema interessante, lo lasciamo perdere. Possiamo dire, per chiudere, che così il mito di Ventotene, su questo lato specifico, ha raggiunto alcuni suoi obiettivi. Vi ringrazio veramente tanto di avermi ascoltato questi miei sproloqui.